GF VIP, Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo, voglio e scavolevo dei figli da lui, ma... La loro è la storia d'amore più chiacchierata della settima edizione del Grande Fratello VIP. Ma tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria non sembra esserci futuro. Dopo i recenti sviluppi che hanno visto l'avvicinamento tra il volto di Forum e Nicole Murgia, il loro amore sembra essere giunto al capolinea. E a confermarlo è la stessa Antonella che in un duro sfogo fatto di pianti e tanta rabbia chiude definitivamente alla relazione nata sotto le telecamere, nella casa più spiata d'Italia. Leggi anche GF VIP, Antonella Fiordelisi si sfoga dopo la puntata, Edoardo mi ha detto cose orribili su Nicole. Dopo l'ultima diretta, di lunedì 27 febbraio, in cui Alfonso Signorini ha mostrato ad Antonella Fiordelisi il video che mostrava la grande complicità tra Edoardo e la Murgia. I due non sono più riusciti a trovare un punto di incontro. Quella clip continua a far discutere molto i concorrenti del GF VIP. Ma soprattutto a far piangere l'ex schermitrice. Questa sera, quasi sicuramente. Nella nuova puntata il Grande Fratello tornerà ad affrontare l'argomento, ma Antonella sembra aver preso una decisione drastica. Sui social network, infatti, spuntano le clip dello sfogo che la concorrente ha avuto in compagnia di Sara Altobello. Uno sfogo che non è sfuggito al pubblico e che sembra scrivere la parola fine su una relazione che, da molti, è stata definita tossica. Antonella Fiordelisi, parlando con l'amica e confidente Altobello, ha spiegato che Donna Maria è riuscito a infrangere il suo sogno di creare una famiglia insieme. Un sfogo fatto di momenti di sconforto e pianti sofferenti in cui sono stati rivelati anche dettagli sulla loro relazione nata nel loft di Cinecittà. Tra cui anche avere figli. Non lo voglio assolutamente, ha detto Antonella. Tra l'altro ho anche visto che lui sta benissimo. Ride, scherza, sta una bomba. Proprio perché io non riesco a fingere nulla, si vede quanto ci tenessi a questa persona. Una persona con cui pensavo a un futuro, di andare a convivere, avere figli. Cose che non ho mai pensato nella mia vita. Quindi, mi ha distrutto tutto il sogno che stavo vivendo con lui. Come può una persona che dice di amarmi così tanto farmi questo? Chiede disperata a Sara. Il pubblico del Grande Fratello VIP è ormai abituato ai loro litigi, ma questa volta la rottura sembra totale. Antonella Fiordelisi, infatti, dopo aver ricordato di aver pensato a una famiglia insieme è scoppiata in un pianto interminabile in cui ha espresso la sua tristezza per una relazione che considera ormai conclusa. Un amore che in pochi istanti di video si è trasformato in vera e propria insofferenza tra i due. Portando Antonella a confidare di non volerlo più vedere all'interno della casa. Mi ha fatto sentire insicura, ha detto a Sara Altobello. Non solo sola, ma anche insicura. Che schifo. Non ci posso credere che sia finita. Non me lo aspettavo. Non lo voglio vedere più. Voglio che esca. Dopo che vedo queste cose, mi sento anche dire che recito. E altri attacchi da persone cattive. Devo subire tutte queste cose. In attesa di scoprire chi stasera, nella puntata di giovedì 2 marzo, abbandonerà per sempre la casa del Grande Fratello VIP. Una domanda sorge spontanea. È davvero finita tra i due? Sembra che, questa volta, Edoardo Donna Maria dovrà impegnarsi davvero tanto per riuscire a riconquistare la fiducia di Antonella. Ma se entrambi dovessero uscire indenni dal televoto, ai danni di Sara Altobello, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizzon, non è detto che i due possano ricucire, per l'ennesima volta, un rapporto ormai logoro. Ci poate dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar.